Ben ritrovati a tutte e a tutti a questo nuovo video nel quale, come recita il titolo, vi voglio presentare un sistema, o meglio, il sistema per poter sincronizzare il nostro braccialetto Fitbit con Ubuntu. Dunque, per chi già è in possesso di uno di questi braccialetti, è inutile che mi dilunghi in spiegazioni. Per chi ancora non possiede uno di questi braccialetti, dico rapidamente che si tratta di quei braccialetti, appunto, che si mettono al polso di una delle due mani per registrare alcuni dati della propria attività fisica, in sostanza, quindi quanti passi si fanno, quindi proporzionalmente quante calorie si sono consumate, quanti piani si sono saliti durante la giornata, piani di scale si intende, naturalmente non viene calcolata la salita con l'ascensore, ma proprio fatte a piedi con le scale, proprio perché lo scopo di questi braccialetti è quello un po' di, come dire, di stimolarci a gestire meglio il nostro stato di salute con del movimento. E quindi questi braccialetti raccolgono le informazioni che poi vengono raccolte nel sito, nel cloud del sito di Fitbit, e ci permette di vedere alcune statistiche sui nostri movimenti giornalieri. Insomma, quando i medici dicono il movimento è la base della vostra salute, ecco che questi braccialetti, aiutandoci con delle statistiche, dovrebbero, almeno il loro scopo dovrebbe essere quello di facilitarci il compito, insomma, anche di stimolarci a migliorarci. Vabbè, fatta questa piccola premessa per chi appunto non conosce ancora questo tipo di dispositivi, vediamo, andiamo all'obiettivo di questo video. Allora, per prima cosa occorre fare un'operazione sul sito di Fitbit. Perché i dati del nostro braccialetto da qualche parte devono essere raccolti per poter stilare delle statistiche, raccogliere i dati e vederli col passare nel tempo cronologicamente. Ecco che questo compito se lo assume un account sul sito fitbit.com, che vedete qui sullo sfondo del video. Mi sono posizionato sulla pagina che descrive il modello di braccialetto che è in mio possesso. Ecco, io ho un braccialetto modello Charge, proprio questo qua, ma naturalmente Fitbit ne ha altri, come potete vedere, di modelli. Magari voi ne avete uno diverso, io ho questo. Allora, account, dicevo, su questo sito dell'azienda produttrice Fitbit, potete creare un vostro account che appunto vi permetterà di raccogliere i vostri dati dal braccialetto. Per fare ciò, occorre sincronizzare il braccialetto con il vostro account sul sito di Fitbit, ed ecco perché è necessaria un'operazione di sincronizzazione, ed ecco perché sto registrando questo video a vostro beneficio. Ok, una volta registrato il vostro account, prima che il meccanismo di sincronizzazione funzioni, occorre appunto associare il vostro apparecchio col vostro account, perché naturalmente un conto è aprire l'account sul web, ma poi l'anello mancante cos'è? Fra il vostro braccialetto Fitbit che avete sul vostro braccio in questo momento e l'account, manca ancora l'informazione di dire: a questo account voglio associare questo braccialetto, se no il sistema non lo sa da solo. E allora vediamo co come fare, insomma. Dunque, sincronizzazione del braccialetto da un PC con Ubuntu. Perché è necessario registrare questo video? Perché per Linux l'azienda non ha ancora, metto io fra parentesi, creato un software dedicato. Quindi i software esistono per PC Windows, per Mac OS X, per i device, i dispositivi mobili Android, Windows Phone e Apple, ma non esistono ancora né app né software per gestire questi dispositivi su Linux. Non ancora, intendo, ufficiali dalla Fitbit stessa come azienda produttrice, però
Però, come spesso accade nel nostro mondo, c'è sempre qualcuno che, avendo la necessità, di risolvere un problema, crea un software open, aperto, free e disponibile a tutti. È anche il caso nostro per gli apparecchi, per i dispositivi Fitbit. Quindi c'è qualcuno che ha creato un software chiamato Galileo che permette appunto di sincronizzare i dispositivi Fitbit più recenti. Ecco, non chiedetemi qual è il confine fra dispositivo Fitbit recente e non, perché non lo so. Io l'ho acquistato di recente, questo Fitbit modello Charge, e quindi è recente. Non so da quanti anni ci siano questi apparecchi, ma probabilmente i più vecchi, i più antichi, sono troppo vecchi per essere gestiti da questo software. Probabilmente recenti vuol dire, che ne so, un paio d'anni, tre, non lo so, massimo 3 anni vecchi, ecco, faccio un'ipotesi. Vabbè, fatto sta che c'è questo apparecchio, scusate, questo software Galileo che permette appunto di riconoscere, di far riconoscere ai nostri sistemi Linux Ubuntu questi dispositivi e di sincronizzare i dati appunto anche con un sistema Linux. Come si fa? Allora, la prima cosa da fare, l'ho già accennata nell'introduzione del video, è quella di associare il vostro braccialetto Fitbit con l'account che avete già provveduto a crearvi in precedenza. Questa si tratta di un'operazione che va fatta con qualcosa d'altro che non sia il vostro sistema Linux, perché non esiste la possibilità allo stato attuale di farlo direttamente con la vostra installazione Ubuntu o altra installazione Linux. Quindi il software Galileo stesso al momento, nella versione in cui è attualmente, non è ancora in grado di eseguire questa operazione di associazione fra il braccialetto e l'account, quindi bisogna farlo con qualcos'altro. Se avete un PC Windows o un Mac, fatelo con quello, oppure potete farlo con una delle app per gli smartphone, che sia Android, Apple o Windows. Ripeto, si tratta di un'operazione una tantum. E io, per esempio, l'ho fatta con il mio smartphone Android, che è ancora in mio possesso, benché attualmente il mio smartphone principale è un telefono Ubuntu. Comunque ho ancora il mio Nexus smartphone Android, quindi ho installato l'app di Fitbit e ho fatto l'associazione, questa operazione, attraverso l'app di Android, quindi. E questa appunto è una tantum, quindi fatta una volta non avete più bisogno di rifarla. Quindi in seguito, appunto, il nostro braccialetto risulta associato e non è più necessario fare nulla al di fuori del nostro PC Ubuntu o altra distribuzione Linux. Ci sarebbe, o c'è, a dire il vero, un'altra operazione che richiede qualcosa di diverso dalla vostra installazione Linux ed è l'aggiornamento del firmware del braccialetto. Cos'è il firmware? È in sostanza il software che gestisce il braccialetto stesso. Ecco, soprattutto quando il modello è molto recente, ovvero il braccialetto è un modello nuovo e voi l'avete appena acquistato, sicuramente una volta o due vi ritroverete con degli aggiornamenti al firmware, scusate, accidenti, da fare. A me è successo un paio di volte, poi, come dire, la cosa si è calmata e adesso è meno un mese, un paio di mesi se non di più, che non ho più aggiornamenti del firmware del mio braccialetto. Probabilmente quando il modello poi è un po' che sul mercato si stabilizza anche la sua capacità software, insomma, non ha più difetti particolari, non viene aggiornato, non viene più aggiornato così spesso. Comunque, questa operazione di aggiornare il firmware deve essere fatta anche quella con l'app per Android o per altri telefoni o con il software per Windows o Apple. Questa, oltre al di là dell'associazione del braccialetto con l'account, è l'altra operazione che va fatta allo stato attuale per forza di cose con un qualcosa di diverso dalla vostra installazione di Ubuntu Linux. E come si fa a accorgersi di questo? Praticamente avviate. Io parlo di Android perché ho usato quel sistema. Avviate la vostra app sul vostro telefono Android e automaticamente,
app si sincronizza col vostro braccialetto, verifica la versione di firmware, se è il caso vi mette in evidenza, vi avvisa che c'è un aggiornamento da fare, avviate direttamente sull'app l'aggiornamento, aspettate che sia tutto finito e il vostro braccialetto è aggiornato. Voilà. Al di là di queste operazioni, ripeto che una è una tantum, l'altra del firmware magari una volta o due la dovete fare, poi non vi capiterà più. Comunque, queste sono le uniche operazioni allo stato attuale che è necessario fare e non potete farlo con il vostro sistema Ubuntu, ma dovete farlo con qualcos'altro. Detto ciò, queste premesse, passiamo alla parte appunto di Ubuntu con il software Galileo. Lo si installa grazie a un repository PPA, quindi un repository non ufficiale ma aggiuntivo al vostro sistema Ubuntu, con i soliti tre comandi che ormai abbiamo imparato a conoscere nei nostri video, sul mio canale o anche sicuramente su altri canali. Questi tre comandi sono molto frequenti e molto frequentemente presentati. Quindi il primo comando copia e incolla in un terminale, aprite un terminale, fate copia e incolla di questo comando, enter, date la password e aggiungete questo archivio, scusate, questo repository PPA che contiene appunto il software Galileo per i dispositivi Fitbit. Poi il secondo comando serve ad annunciare al vostro sistema Ubuntu che avete aggiunto un repository nuovo. E il terzo comando serve appunto di installare il software Galileo. Copia e incolla anche qui, eseguite, aspettate che termini il processo. Una volta installato il programma Galileo, viene immediatamente attivato un daemone o servizio, se provenite dalla cultura Windows, preferite sentir parlare di servizi, quindi nel mondo Linux si chiamano daemoni, chiamato Galileo, e che viene eseguito con l'utenza root, quindi quella di amministratore, non la vostra. Per motivi suoi ha bisogno di essere eseguito come amministratore, questo demone. E cosa fa? Cos'è il suo scopo? È proprio quello di essere sempre attivo e di provvedere a sincronizzare i dati del vostro braccialetto con il vostro account sul sito di Fitbit. È proprio lui il cuore di tutta questa faccenda della sincronizzazione, questo demone Galileo. Voi non vi dovete più occupare di nulla. Una volta eseguito questo comando di installazione, Galileo inizia la sua vita, il suo compito. Se avete associato correttamente il vostro braccialetto Fitbit, ecco che Galileo lo intercetta e non dovete più far nulla. Ogni 15 minuti circa, più o meno per difetto è impostato così, ogni 15 minuti Galileo attiva il processo di sincronizzazione e sincronizza i dati del braccialetto. Come fa? Cosa usa per agganciare il vostro braccialetto? Usa la piccola interfaccia USB fornita con il braccialetto, che si chiama dongle. Voi connettete o tenete sempre connessa questa piccola interfaccia USB al vostro PC e Galileo, attraverso questa interfaccia, si connette al braccialetto che a sua volta poi passa i dati o riceve i dati e li manda e poi vengono spediti attraverso Galileo questi dati sul sito Fitbit. Ecco, questa piccola dongle, come viene detta in inglese, questa piccola interfaccia USB, per chi ha i braccialetti sa benissimo di cosa sto parlando, per chi non li ha ancora visti, vediamo un po'. Ecco, qui c'è un disegno schematico di cosa c'è nella confezione di uno di questi braccialetti. Vedete, c'è il cavo USB per ricaricare sostanzialmente la batteria del braccialetto, più o meno una volta alla settimana. E questo, qui in mezzo, vedete qui dove muovo il mouse, è il dongle, la piccola interfaccia USB che voi connettete al PC e che fa da tramite fra il vostro software installato sul vostro sistema Ubuntu e il braccialetto. È proprio questo qui. Ecco. Detto questo, cosa succede? I dati aggiornati sul sito di Fitbit li potete vedere sul vostro dashboard, ovvero sul vostro pannello. Qui ho aperto il pannello del mio account.
Non guardate troppo i dati che vedete qui, uno perché non sono uno sportivo, due perché sono dati sincronizzati l'ultima volta alle 18:44, adesso sono quasi le 9, perché ho staccato l'interfaccia del braccialetto per poter registrare questo video. Comunque, al di là di quanto vedete qui, vedete che c'è un vostro pannello sul sito di Fitbit e questi dati. Al di là che facciano pena o no come sportivo, questi dati sono quelli che provengono dal mio braccialetto e vengono sincronizzati attraverso il software Galileo ogni 15 minuti, appunto. Come potete vedere, è proprio l'interfaccia USB che fa da tramite, quella fornita con Fitbit che fa da tramite fra il software e il vostro account Fitbit. Perché, come ho detto io, prima per poter registrare questo video, ho detto che ho staccato dal PC l'interfaccia USB. Infatti, vedete che l'ultima sincronizzazione risulta indietro di qualche ora, proprio perché non c'è più il tramite che fa tra il software e il mio braccialetto. Ecco, ma a parte questo, il principio è quello di funzionamento. Voi installate Galileo e non dovete più preoccuparvi di nulla. Tenete connessa la piccola interfaccia USB fornita con il braccialetto al vostro PC e poi ci pensa appunto Galileo. Una volta che, come ho detto prima, avete associato il vostro braccialetto al vostro account. Se non l'avete fatto, ecco qui nella mia scaletta, ho provveduto anche a darvi qualche indicazione su cosa succede se non avete fatto tutto correttamente, insomma, giusto che lo sappiate. Quindi, se provate comunque ad avviare Galileo, quindi installate Galileo prima di associare il braccialetto al vostro account, cosa può succedere? Nient'altro che un messaggio d'errore con scritto che il vostro braccialetto, ovvero il tracker, non è associato al sito, insomma, non è associato ancora ad un account Fitbit e quindi non funziona ovviamente. Ecco perché è necessario associare il braccialetto al vostro account. Poi, la sincronizzazione, ho detto che Galileo è impostato per difetto, quindi senza toccare nulla, che voi non dovete fare nulla, ogni 15 minuti circa ci pensa lui a sincronizzare i dati del braccialetto. Forse quello che non vi ho detto, tra l'altro, mi viene in mente adesso, nella scaletta l'avevo scritto ma mi è sfuggito, la sincronizzazione è a due vie, ovvero i dati del braccialetto vengono inviati all'account di Fitbit, rispettivamente voi sull'account di Fitbit potete effettuare alcune impostazioni per il braccialetto. Siccome il braccialetto ha solo questo pulsante, praticamente per cambiare le informazioni che vedete sul display, ma non potete fare nient'altro sul braccialetto, non potete applicare nessuna impostazione dal braccialetto stesso. Quindi avete bisogno di andare sul vostro account Fitbit per poter impostare alcune caratteristiche che vi fanno comodo e inviarle al braccialetto in modo che il braccialetto le riceva. Quindi ecco perché ha due vie la sincronizzazione. Quindi un conto è ricevere i dati del braccialetto verso l'account Fitbit, e l'altra via è prendere quanto voi impostate sull'account Fitbit, quindi via interfaccia web qua, e mandarli al braccialetto. Quindi Galileo provvede nei due sensi a sincronizzare proprio il braccialetto, quindi sincronizzazione completa. Dicevo che lo fa ogni 15 minuti, ma voi per qualsiasi motivo potete anche forzare una sincronizzazione quando volete. Come si fa? Si apre un terminale, si usa questo comando Galileo meno V meno meno force, quindi forzate una sincronizzazione. L'opzione meno V serve a visualizzare tutti i messaggi, quindi verboso, tutti i messaggi di quello che succede, e l'opzione force, ovviamente, lo dice già il nome, serve a forzare la sincronizzazione. Qui vi ho anche riportato un esempio di sincronizzazione forzata per mostrarvi cosa vedreste qualora lo applicaste anche voi. Galileo meno V meno meno force, quindi lui comincia la sua procedura, prima sconnette i braccialetti, poi esegue una funzionalità di scoperta dei braccialetti che trova attorno.
e nel mio caso ho un braccialetto unico, quindi ne trova uno, vedete un Trackers Discovered. Poi questo tracker ha il suo ID, eccetera, eccetera, dice che è già stato sincronizzato, ma noi stiamo forzando una sincronizzazione, quindi lo fa. Fa un tentativo di sincronizzazione, fa partire col protocollo HTTPS, quindi protetto, una connessione sul sito di Fitbit, quindi sul vostro account, riceve i dati dal braccialetto, manda i dati del braccialetto al sito di Fitbit, attiva una connessione e basta, e poi praticamente è finito. Qua in mezzo, da qualche parte, c'è anche il ricevere i dati dal sito verso il braccialetto, e poi alla fine vedete che dice che è andato tutto bene. Ecco, più o meno questi sono i messaggi che vedete nel terminale se forzate una sincronizzazione. Ecco. Una nota finale per chi possiede un telefono con il sistema operativo Ubuntu, quindi un Ubuntu Phone o Ubuntu Touch, che dir si voglia. Tipo allo stato attuale un BQ o un Meizu, su questi telefoni è già installato, appunto per difetto, quindi senza far niente, uno scope dedicato a Fitbit. Se collegate questo scope al vostro account, potrete vedere direttamente sul vostro telefono i dati raccolti dal braccialetto giorno per giorno. Questo è solo una piccola nota per chi ha la fortuna di possedere un telefono Ubuntu. Poi qui, come sempre o spesso, lascio nei miei video alcuni riferimenti in rete, in questo caso su Fitbit stesso, così come su chi ha sviluppato Galileo, potete andare a curiosare nel software che comunque è open source, quindi chi è interessato può andare ad indagare ulteriormente. Ecco, con questo ho concluso, vi saluto e vi attendo alla prossima occasione. Ciao ciao!